Sasà Albanese e Tonino Berna, perché Giovanni Manoccio non c'è. Io vi ringrazio, non avevo chiesto di parlare perché penso che c'è gente che venendo da lontano era giusto lasciare spazio, ma visto che mi avete chiamato io approfitto per ribadire a Mimì Lucano quella solidarietà che oggi ha bisogno di essere dimostrata non qua adesso ma domani, e io condivido e sposo la proposta di Francesco Cirillo di costituire qua un osservatorio permanente che dia forza a questo progetto. Dopodiché io credo una cosa, ho detto già a Mimmo, che questo esempio di viaggio che è stato assunto nel mondo come modello lo è secondo me proprio per non aver rispettato alcuni parametri dello SPRAR. E allora il problema è chiedere che quei parametri vengano cambiati, perché il problema vero è che se quando i migranti arrivano a scadenza e vengono buttati fuori vanno ad infoltire quelle schiere nella penombra delle stazioni, delle periferie delle città, alimentando quella paura dell'immigrato, del diverso, dell'ultimo, che sta diventando in Italia l'elemento forte di una destra che si alimenta su questa paura. Se noi vogliamo eliminare questo elemento che sta diventando dominante, perché io credo che l'Italia non è sostanzialmente un paese razzista, ma lo sta diventando perché contrappone gli ultimi con gli ultimi e le paure delle periferie. E noi su questo dobbiamo insistere. Cioè Mimì Lucano oggi può essere quello che può riscrivere le regole dello SPRAR, poi il resto sono tutta quella fuffa che è già stato detto, ma su questo io credo che noi possiamo, con la costituzione di un osservatorio, se ci sono queste disponibilità della Regione Calabria, del Presidente Oliverio, i deputati che si dichiarano vicini e solidali a Mimmo Lucano, che trasformino questa solidarietà in proposte di legge e in atti che possano portare a fare nel sistema di accoglienza il modello che Mimì ha indicato al mondo, per cui il mondo oggi ce lo invidia e in Italia gli vogliono tagliare le gambe. Mimmo, non ti demonizzare, ma non sei tu l'obiettivo, è questo sistema che tu sei riuscito a mettere in piedi, e questo fa onore a te e a noi come calabresi ad averti avuto. Grazie. Tonino Perna, e si prepara Tonino Voce.